Allora Presidente, si è rivisto il soccer, vogliamo dire anche dei bei tempi, squadra combattiva, ma oggi si è andato veramente oltre ogni, forse anche vostra aspettativa, perché portare a rigore una partita contro uomini in meno, vincerla, avere anche la forza mentale soprattutto per vincerla è qualcosa di speciale. Sì, diciamo che il Socer è questo qua, è una squadra di ragazzi umili, lavoratori e di grandi ragazzi con dei valori. E giustamente inizio anno abbiamo iniziato un bel percorso e come tutti sapete abbiamo avuto dei infortuni, abbiamo avuto un calo, anche un calo mentale, come è giusto che sia, però le aspettative erano altre. Noi tutto quello che facevamo, lo ripeto, lo dicevo prima e lo voglio ripetere ora, tutto quello che stavamo facendo era tutto in più, perché noi comunque le aspettative erano altre. Poi giustamente partita dopo partita i ragazzi hanno dimostrato di valere la categoria, di meritare le prime posizioni e noi non abbiamo mai mollato la presa, diciamo, dai. Te la faccio secca, è l'ultima partita del Soccer Borghetto questa? Ma l'ultima partita del Soccer Borghetto, potrebbe essere, come no. Lo dicevo prima a un tuo collega, io chiedo, giustamente, io sono 5 anni che comunque lotto per il mio paese, per Borghetto, e ho cercato di avere un bel rapporto con l'altra società e con l'amministrazione comunale. E niente che vedere, nel senso, mi hanno trattato da persona matura, educata, da persona per bene, però purtroppo non si è mai trovato un punto d'incontro e questo mi fa male, perché comunque io ho dei giocatori di Borghetto e ho dei dirigenti di Borghetto, quindi il gruppo l'hai visto oggi, tutta la gente di Borghetto che ci ha seguito. Stiamo diventando una realtà importante nel Savonese, non saremo a livello di società blasonate, però siamo una piccola realtà che comunque merita rispetto e tutto. Che sia l'ultima partita del Socer, io penso che, non mi nascondo che ho avuto delle trattative con altre società qua vicino, però allo stesso tempo non mi sento di abbandonare Borghetto città e ragazzi. Quindi vedremo, ora mi godo 6 settimane, poi ci metteremo a lavoro per continuare il nostro percorso nel bene più possibile.